Ciao ragazzi, benvenuti in questo video. Oggi si apre di nuovo finalmente su Peperita, perché molti di voi negli ultimi video mi avete scritto: ma Peperita che fine ha fatto? Peperita sta bene? Semplicemente in questi ultimi mesi, gli ultimi due mesi, settembre e ottobre, mi sono dedicato soprattutto e mi sto dedicando ancora alla pesca in apnea. Per me sono i mesi più belli questi da dedicare alla pesca in apnea, per cui sto approfittando ancora di queste bellissime giornate che stiamo avendo ancora qui al sud Italia. Pensate che fine ottobre, guardate Che bel tempo ancora che c'è, si sta a maniche corte, l'acqua è bella, è calda, è limpida. Quando inizierà ad arrivare l'inverno, che non sarà più bello e divertente andare sott'acqua in profondità, mi dedicherò di più alla navigazione e quindi a Peperita. Prossimamente vedrete Peperita con un rollafiocco nuovo e con di nuovo le vele di prua che ora mancano. E per il resto Peperita sta bene, non ha bisogno di grandi lavoroni, anche se comunque c'è sempre da fare. Quindi godetevi ancora qualche altro video di pesca in apnea su questo canale. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, perché la maggior parte di voi che guardate i video non è iscritta, e quindi mi raccomando, iscrivetevi. Ma ora basta parlare, ritorniamo a bordo di Fragassa per questo nuovo video di pesca in apnea. Rieccoci ancora in mare per un'altra super giornata. Mare ancora super clemente con noi. Il coltello lo metto qui. Mi trovo molto comodo a tenere il coltello qua. Lo riesco sempre a prendere subito in qualsiasi situazione. Guanti tipo della ferramenta. E pronti. Sono di nuovo sott'acqua. Mi rendo subito conto, dalle prime sensazioni che ho, che sono abbastanza stanco, non è la mia giornata migliore. Scendo su una tana che conosco molto bene, dove solitamente vedo, prendo delle cernie, ma la tana apparentemente è vuota. La guardo comunque bene per essere sicuro e dopo un'attenta analisi della tana con la torcia decido di continuare il mio tuffo andando a perlustrare uno spacco più avanti. Vedo dei saraghi, sono anche abbastanza grandi, mi faccio prendere subito dalla voglia di sparare e sbaglio. Mi sa che oggi faccio pochi tuffi perché sono distrutto. Cambio zona. Mi dirigo su un fondale che conosco molto bene, un po' più profondo. Qui sono intorno ai 39-40 metri. Sabbia e massi, tipico fondale da cernia e da dotti. Infatti, mentre sono all'agguato tra i massi, mi accorgo subito della presenza di un grosso dotto. Provo un agguato verso di esso, ma il dotto è scaltro e diffidente, infatti subito scoda via. Sto per risalire, ma mi accorgo che sotto di me, sulla sinistra, c'è un altro dotto, molto più piccolo, fermo. È la mia occasione. Sparo, colpisco bene e ritorno su. Inutile dirvi che con questo gommone mi sto trovando veramente bene, vi ricordo che ce l'ho dai primi di luglio, è di un cantiere di Padova che si chiama Piranha's Craft, è stato realizzato interamente in alluminio, quindi carena in alluminio, e con una collaborazione con Suzuki ho installato un motore Suzuki 140 cavalli. 23 nodi e a 23 nodi con 4000 giri motore stiamo consumando 15 litri l'ora, quindi direi meno di un litro a miglio, per la precisione 0,7 litri a miglio. Dopo il tuffo sui 40 metri al dotto decido di pescare un po' più basso, sono abbastanza stanco e decido di diminuire i metri di profondità. Ritorno sul fondale dove avevo precedentemente sbagliato i saraghi. Scendo di nuovo sul punto, ci sono ancora i saraghi, sparo e sbaglio di nuovo, l'asta rimane piantata sulla sabbia. Guardo comunque dentro la tana e vedo che ci sono i saraghi, recupero la mia asta e torno su di nuovo a mani vuote. C'è un sacco di pesce, solo che io sono proprio stanco, sono lenti di movimenti, non sto riuscendo a mirare. Non è giornata per me oggi. Faccio l'ultimo tuffo. Non per me oggi, non è giornata, sono stanchissimo proprio.
Non è giornata, sono stanco, ma questa è una profondità di estremo comfort per me, per cui decido di provare l'ultima volta alla tana dei Saraghi. Ritorno nello stesso punto dove ho sparato precedentemente e i Saraghi non ci sono più. Quindi esco e prima di ritornare su decido di guardare un buco più avanti e lì vedo di nuovo i Saraghi. Questa volta per fortuna lo colpisco, ma l'asta non esce subito dal buco, per cui devo per forza ritornare di nuovo su e in un secondo tuffo riuscirò poi a liberare l'asta, a recuperare il pesce e a tornare su. Se avrete seguito anche i video precedenti avrete visto che spesso sono stato in mare con Filippo, questo ragazzo amico mio molto giovane di 21 anni, molto in gamba, che ha fatto tutti i corsi di apnea con me e quindi ha iniziato a venire con me a pesca. Mi ha fatto tante volte da barcaiolo e qualche volta ha fatto anche qualche tuffo sui miei punti. Non sai perché l'hai sbagliato, c'è sopra, sotto. Non ho visto l'asta dove andava, sinceramente. Era bel dentice. Era bello. E quindi l'asta sta incagliata nella cima abbandonata. Mannaggia. Fili, devi essere sicuro quando spari. Non ti preoccupare, non è successo niente. Vado io a scassare. No, devi solo capire che qua non stiamo ai cefali nel sottocosta che spari a minchia. Qua stiamo 6 miglia a largo, c'è una corrente incredibile, sprofonda oltre i 40 facilmente. Metti a sparare a minchia, un po' così. Solo quando sei sicuro devi sparare. Dai, mo vado a recuperarlo io. Vai tu, Fili, vai. Oggi però è arrivato il giorno del riscatto per Filippo. Allora, vai Phil, siamo arrivati. Punto serio questo, scendi tu per primo. Fai un bel aspetto, appiattisci subito sul fondo. Se spari qualcosa di grosso, se non sei troppo stanco, cerca di staccarlo dal fondo, ok? E di non farlo intanare. Se invece sei stanco, apri tutto il molinello e pensi solo a risalire. Non sparare subito, falli avvicinare bene i pesci, ok? Mangianza ce n'è, 30 metri di profondità, questo è un bel punto. Ah, dove ti ho portato? Grande! Grande Fili. Bello, bel pesce, bel pesce. Bello, bellissimo pesce, Fili. Bravo. Il tuo primo denticione? Sì. Vabbè, denticione, dentice, dai, però bellissimo. Pesce di 3 kg. Questa è la dimostrazione che per fare certi tipi di catture non è sufficiente solo essere dei bravi apneisti, ma è anche l'esperienza, e l'esperienza viene solo con il tempo. E quindi Filippo piano piano sta accumulando esperienza e sta iniziando a fare anche belle catture. Adesso sono di nuovo io sott'acqua, è trascorso molto tempo dal mio ultimo tuffo e voglio riprovare in una zona abbastanza profonda. Spero di incontrare i dentici, ma mi rendo subito conto che non ci sono, per cui inizio a razzolare un po' all'agguato. Tra i massi noto una cernia, non è molto grande, è un pesce stimato intorno ai 3 kg. Sta per intanarsi, solitamente non sparo in queste condizioni, soprattutto se i pesci sono grossi, ma mi rendo conto che il pesce è abbastanza piccolo da poterlo eventualmente stanare. Infatti lo sparo, non benissimo, si intana, ma nello stesso tuffo riesco ad andare verso la tana e a prendere l'asta e stanare il pesce che viene su con me al primo tuffo. Si stava intanando, l'ho sparata al volo mentre si stava per intanare, si è pure intanata, poi sono andato a stanarla e l'ho portata su.
Dentici non ce n'erano, quindi ora ci spostiamo. Ho ancora l'energia per fare un ultimo tuffo e sono qui su un fondale che conosco abbastanza bene e potrebbero esserci i dentici, ma in realtà non vedo dentici. Mi appare subito un dotto di un paio di chili che però sparisce dentro ad una spacca, per cui decido di andare verso la spacca e di guardare meglio, e da dentro la spacca intravedo il dotto. Solitamente non è un tiro che effettuo perché è rischioso, però per fortuna qui mi va tutto bene e riesco al primo tuffo a stanare il dotto e a portarlo su. Finita la pescata, siamo venuti a Porto Cesario perché lasciamo qui Fracassa a Puerto del Sol. Una bella doccia a Fracassa, se lo merita. Mi sto dando già grandi soddisfazioni, Fracassa. Gli adesivi storti.